Nessun rinvio all'estate per il processo per la mega discarica dei veleni di Bussi, che dopo la sentenza di assoluzione per i vertici di Montedison in corte d'assise di Chieti, per la quale non sono mancate polemiche e inchieste su presunte pressioni sui giudici, oggi torna in aula all'Aquila per l'avvio dell'appello. Dopo una breve camera di consiglio, il collegio giudicante della corte d'assise d'appello dell'Aquila, presieduto da Aldo Manfredi, ha respinto l'istanza di uno degli avvocati difensori, Tullio Padovani, che assiste Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003, che aveva chiesto la sospensione del processo in attesa che la Corte Costituzionale si esprimesse sulla legittimità della legge Cirielli, che ha ampliato i termini di prescrizione del reato di disastro colposo da 7 anni e 6 mesi a 15 anni. L'avvocato Padovani aveva chiesto al collegio giudicante di attendere la prossima udienza della Corte Costituzionale, che, a suo dire, avrebbe potuto svolgersi tra maggio e giugno dopo lo slittamento per le dimissioni di un giudice relatore. La Procura Generale, rappresentata dall'Avvocato Generale Romolo Como, si era rimessa alla decisione del Collegio, evidenziando che in caso di accoglimento dell'istanza del difensore sarebbe stato comunque sospeso il termine della prescrizione per i reati su cui si procede. Il Collegio alla fine ha stabilito di valutare sulla legittimità costituzionale assieme alla decisione, ovvero quando dovrà stilare la sentenza. Secondo le parti civili l'istanza era comunque irrilevante perché il reato di disastro colposo è già stato prescritto. Il disastro doloso rischia invece la prescrizione entro la primavera 2017. In Abruzzo infortuni al minimo storico. Sono 1.306 gli infortuni che si sono verificati nei campi abruzzesi nei primi 10 mesi del 2016, con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2015. Un dato che conferma un trend che negli ultimi 5 anni ha visto diminuire del 21% dal 2011 al 2015 il numero degli incidenti in agricoltura. I numeri sono emersi nel corso di un convegno Impresa Qualità Reddito, nuove norme sul lavoro agricolo che si è svolto all'Aquila. Un incontro promosso da Coldiretti in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla criminalità in agricoltura per fare il punto del lavoro nei campi, ma non solo dal punto di vista infortunistico e di sicurezza. Il convegno è stata anche l'occasione per approfondire le nuove norme contenute nella recentissima legge 199/2016, che disciplina e regolamenta il lavoro in agricoltura, anche prevedendo pene più severe e rigorosi controlli in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e del riallineamento retributivo nel settore agricolo. Una normativa complessa, come è stato evidenziato nel corso del convegno, ma anche un importante tassello nel percorso di trasparenza e legalità che deve essere alla base del lavoro dell'impresa agricola e che in Abruzzo ridisegna diritti e doveri per oltre 2.500 aziende agricole assuntrici di manodopera anche extracomunitaria. In particolare nel corso dell'incontro è emerso come la nuova normativa rappresenti un primo importante passo avanti rispetto al passato, ma dovrà trovare aggiustamenti per quanto riguarda una più equa proporzionalità delle pene previste per i vari reati, tutti deprecabili ma con livelli diversi di gravità, hanno affermato i relatori durante il convegno. Secondo Coldiretti Abruzzo, pene severe e rigorosi controlli sono necessari perché l'illegalità determina una concorrenza sleale nei confronti delle aziende che lavorano onestamente, ma è anche necessaria una grande azione di responsabilizzazione di tutta la filiera dal campo alla tavola per garantire che dietro a tutti gli alimenti, italiani e stranieri, ci sia un percorso di qualità che riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro, con un'equa distribuzione del lavoro del bene alimentare che non penalizzi né l'impresa che lavora onestamente né i lavoratori. Il latte dolce sfida l'Aquila, una delle corazzate di categoria aspirante al trono di grande con ambizioni da gran salto. Chialvani Sanna di Sassari lancia in campo il suo ultimo acquisto, volto noto nel pallone isolano Steri. 11 bianco celeste che si adatta alle assenze dal regolamento fuori quota. Ancora dentro il portierino Millennial Pitalis, attacco affidato a Palmas, Canalini e Scognamillo. Fuori Usai e anche Ruggiu e Santoni.
Verona. I primi 10 minuti di gioco scorrono via senza note da taccuino. L'Aquila si presenta ben coperta con una retroguardia che in copertura schiera 5 uomini a difesa della porta di Farroni. Latte Dolce in versione offensiva caccia di spunti da offrire sui avanti. Al 23esimo, inaspettato, arriva il vantaggio aquilano. Un lancio centrale da oltre metà campo pesca Russo sulla tre quarti, elusa la guardia del difensore di casa, l'attaccante punta la porta, supera Pitalis in uscita e innesca per lo 0-1. I sassaresi provano a reagire. Alla mezz'ora la bordata di Mereu non c'entra il bersaglio, ma il Latte Dolce ci prova. Il piatto al volo di Del Rio trova la gran parata di Farroni, giallo a Pepe, forcing isolano e l'Aquila pronta a ripartire pericolosa con i suoi attaccanti. Un minuto di recupero e tutti nello spogliatoio con gli abruzzesi in vantaggio con il minimo scarto. Nella ripresa subito l'Aquila in avanti con la difesa sarda a liberare in angolo. Si scalda tutta la panchina ospite. Al 48esimo Cocco pesca Canalini sulla destra. Gran tiro che esce di un nulla al lato alla sinistra di Farroni. Al 54esimo Arboleda mette giù in aria Canalini. Rigore. Batte l'attaccante ma Farroni para tuffandosi alla propria destra. Espulso Mister Morgia per protesta. Pressione sassarese, ammonizione per Cocco, dentro Brenci per Zane, Pepe già ammonito, rimedia il rosso con intervento falloso e lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Al minuto 83 è Brenci a sfruttare al meglio ripartenza e leggerezza avversaria, regalando il raddoppio ai suoi. Lo 0-2 mette il sigillo al match e condanna il Latte Dolce alla sconfitta casalinga. Basta un gol in apertura di Serrano all'Avezzano per aver ragione di una giovanissima Torres al termine di una partita non spettacolare nel corso della quale la squadra di Tortora non riesce ad essere abbastanza lucida sotto porta, sprecando diverse occasioni per chiudere il match. I marsicani si schierano in avanti con Pollino e Marolda, alle cui spalle di Genova fa da collante con la mediana. Misiti risponde schierando dal primo minuto i due nuovi arrivati in casa Torres, Sias e Frau, in appoggio alla prima punta Miceli. Pronti via e alla prima vera occasione utile l'Avezzano sblocca il risultato. Marolda va per vie centrali ed imbecca Serrago, che anticipa tutti e in diagonale deposita la sfera in fondo al sacco, bissando la rete di domenica scorsa contro il Città di Castello. Bisogna attendere il 28esimo per vedere la reazione della squadra ospite, che sfiora il pari con Bisogno, che si gira bene ma colpisce debolmente favorendo la parata in due tempi di Lewandowski. Al 34esimo ci prova anche Frau da calcio piazzato, ma l'estremo marsicano è attento e blocca per poi rilanciare immediatamente l'azione di contropiede con Marolda che da posizione leggermente defilata scheggia il palo. L'Avezzano cresce nella seconda parte del primo tempo. Al 39esimo bello lo scambio al limite dell'area tra Pollino e Leto con la sfera che attraversa pericolosamente tutta l'area senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente. L'ultimo sussulto del primo tempo è di Genova che di testa spedisce oltre la traversa. In avvio di ripresa ancora marsicani pericolosi con lo stesso numero 10 che viene anticipato proprio al momento del tiro. Sugli sviluppi dell'azione poi Marolda va alla conclusione da fuori con la sfera che sorvola il 7. Passano 3 minuti e i locali insistono. Pregevole colpo di tacco di Genova per Marolda che però colpisce male e spedisce alle stelle. Spreca clamorosamente la squadra di casa più di un'occasione per chiudere la partita. Al 26esimo Leto serve ancora una volta Marolda che da due passi fallisce una ghiotta opportunità. I giovani della Torres ci mettono l'anima ma non riescono ad impensierire concretamente un Lewandowski mai veramente impegnato. Eppur senza brillare ma senza particolari affanni, l'Avezzano riesce a controllare la partita. Al 34esimo Tabacco su punizione dall'illusione del gol, Pinna dall'alto della sua esperienza ci mette le dita quel tanto che basta per deviare in out. L'ultima occasione del match è ancora una volta per Marolda che spalla alla porta
porta, si gira ma calcia debolmente con Pinna che si salva con i piedi. Termina qui una partita meritatamente vinta da un Avezzano sprecone e poco lucido sotto porta, ma cinico quel tanto che basta per portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo e apprestarsi ad affrontare il giro di boa dopo la sosta con 25 punti all'attivo. Spera in ulteriori rinforzi dopo Natale, invece, la Torres, per dare maggiore solidità ed esperienza ad una squadra fin troppo giovane che resta fanalino di coda del girone a 8 punti. In una gelida serata aquilana arriva la prima sconfitta interna per l'Aquila Rugby Club, che al Fattore perde 17-32, con una primavera sicuramente più motivata e agguerrita. Ad un turno dalla fine della fase territoriale di Serie A, i neroverdi si confermano comunque matematicamente primi nel girone 4. L'Aquila, scesa in campo con una nuova maglia bianca, parte malissimo e con un errore in difesa favorisce la prima meta dell'incontro dopo 3 minuti, siglata da Michele Ritano, tra i migliori in campo. Rispondono però i neroverdi, che al 7° minuto marcano meta con Nicola Rettagliata, che schiaccia oltre i pali dopo una molla scaturita da una touche ai 5 metri. Al 1/4 d'ora l'Aquila va in vantaggio, è lo stesso tallonatore Rettagliata che, dopo una lunga cavalcata sull'ala, marca anche la seconda meta dell'Aquila. Filippo Di Marco è impreciso al piede, ma i padroni di casa conducono 10-7. 5 minuti più tardi ribatte colpo il Primavera con Corcos, che ristabilisce le distanze e porta i suoi avanti 10-14. La partita è equilibrata, ma l'Aquila domina nettamente in mischia. Ne sono una dimostrazione le 3 mischie consecutive nel finale di tempo che causano il giallo al pilone romano Serafino. La mischia successiva genera la meta tecnica e la trasformazione di Francesco Cozzi. Il primo tempo termina con un bel drop di Ritano che manda negli spogliatoi in perfetto pareggio, 17 pari. Nella ripresa però inizia un'altra partita, con i neroverdi che subiscono la grande grinta e pressione che mettono in campo i romani, pronti ad espugnare il Fattori. L'allungo nei primi minuti è decisivo. Al 45esimo Alberto Martelli slalomeggia facile nella difesa aquilana e schiaccia oltre i pali. Dopo un altro bel drop di calori di Vignale, al 51esimo il Primavera segna anche la meta del bonus, ancora con Corcos. 17-32 e per l'Aquila è buio pesto, come mai successo in questa stagione. Il resto della partita parla di possesso per i neroverdi, con la squadra in avanti per tentare il recupero, ma priva di idee e della concentrazione giusta. La partita è cominciata male e finita peggio. E complimenti alla Primavera Roma, che ha fatto un'ottima partita, però probabilmente la partita l'abbiamo giocata contro noi stessi e abbiamo perso, perché sicuramente non siamo soddisfatti per come è andata, perché diciamo che stavamo un po' con la testa già alle vacanze. Questo non ci fa bene, però è l'occasione per lavorare. Forse, se doveva succedere, forse è il momento giusto per poter ricompattarci e lavorare per la seconda fase.